Notion, su Messenger o su Facebook. Una breve panoramica, so che magari è già stato detto da chi ha parlato prima di me, però diciamo perché si parla di bot. Quattro cose veramente veloci. Allora, primo fatto, piattaforme di messaggistica hanno molti più utenti delle piattaforme di social network, cioè c'è stato, diciamo, un sorpasso, oggi più persone usano i messaggi rispetto a i post su Facebook. Fatto numero due, e tra l'altro per comunicare con i business, cioè persone oggi scrivono a pagine di Facebook per chiedere informazioni di business, a un negozio, a un brand e quant'altro. Fatto numero due, i bot sono degli agenti di intelligenza artificiale molto semplici, non stiamo parlando della, diciamo, di Skynet, in grado di connettere i business e le persone su scala, quindi in maniera scalabile senza avere un customer service per tutti quelli che scrivono. Terzo fatto, 99.9 periodico dei business non ha assolutamente alcuna idea di cosa siano i bot, di come questi possano andare ad aiutarli. In questo interveniamo noi, io faccio parte di una startup che si chiama Bot Company, e andiamo a risolvere un po' questa questione. Che cosa facciamo noi? Noi creiamo degli agenti AI, dei bot, plug and play, per ogni business case. Quindi sono dei template che vanno su una prima linea a coprire i vari verticali, quindi dal travel a, non lo so, agli eventi, per esempio per Cognition. E per ognuno di questi verticali noi abilitiamo una serie di servizi che possono andare, diciamo, dagli insight data-driven, dal fatto che noi parliamo con gli utenti e riusciamo a recepire informazioni, alle vendite, al marketing, al customer service, alla lead generation, al booking, a qualunque cosa si possa fare tramite chat. Tra tutti questi template ne abbiamo attivato uno per Cognition, e quindi di fatto è questa combinazione qui. Booking and events con queste funzionalità, marketing and publishing, quindi la possibilità per gli utilizzatori di Cognition di mandare messaggi tramite la chat, customer service, il bot dà la possibilità di fare domande, diciamo, frequently asked questions, senza avere persone che sono lì dietro a scrivere, e booking and scheduling. Adesso non c'è stato un discorso, diciamo, proprio di prenotazione, ma comunque si possono vedere qual è la schedule dell'evento, salvarsi i preferiti e quant'altro. Queste sono, diciamo, tre schermate sul mio bellissimo Android del bot di Cognition. Adesso è tutto bianco su bianco, ma questa è una scheda, non si vede. Cosa possiamo fare? Possiamo appunto cercare talk e speaker della conferenza di oggi e domani con tre funzionalità. Ispirami, un talk a caso, diciamo, da quelli che sono presenti, per chi non sa dove andare. Eventi in programma che stanno per cominciare, poi per topic, che sono i vari panel che questo è un esempio di domanda, c'è un'area relax, il bot risponde, dà anche suggerimenti su altre frequently asked questions che potrebbero essere di interesse. Terza cosa, io mi ero salvato dai preferiti, mi dà una chat prossimità, quindi posso ritrovarlo. Alla fine di questo evento, tra non so quanto, un'oretta, sarà anche possibile dare un feedback. Una serie di funzionalità che possono essere molto interessanti per chi organizza l'evento. Visto che questo, diciamo, è un evento tecnico, quello che vorrei fare è provare a spiegare in maniera molto semplice, senza far vedere il codice, che mi sembra troppo, com'è l'architettura di un bot del genere. Diciamo, facciamo un diagramma di flusso molto semplice. Questa, diciamo, è un'architettura che io adesso vado a spiegare, che è adattabile a qualsiasi bot per qualsiasi piattaforma. Ok? Ora, io qua ho scritto le API di Facebook. Lì ci mettete le API di Telegram, le API di Slack, quello che volete, tutto quello che vado a dire funziona uguale. Diciamo, le API di Facebook che cosa fanno? Mandano a un indirizzo da noi prescelto dei webhook, quindi delle chiamate con un payload, diciamo, dei dati di varie forme. In questo caso, per il bot di Cognition, noi ne utilizziamo 4 fondamentalmente, che sono un webhook per il messaggio testuale, quindi l'utente mi ha scritto, ricevo un JSON, un payload con un messaggio testuale, un callback per un pulsante, che è una interazione diversa, ovvero l'utente non ha scritto ma ha cliccato su quel pulsante dentro la chat, un allegato, banalmente dentro Facebook l'allegato è anche il pollicione, e la quarta, che è una cosa un po' strana, è l'eco, ovvero tutto quello che viene mandato dal bot
ritorna a mo' di eco al sistema stesso. E questo è fatto per una serie di dinamiche. Ad esempio, vorrei sapere se è il bot che sta scrivendo oppure è entrato dentro una persona a fare live chat. In questo caso io, mettendo diciamo un tag su ogni messaggio e ricevendolo in eco, posso fare diciamo uno switch. Cosa faccio? Questi webhook arrivano a una mia API, a un mio router, che non è altro diciamo che un qualsiasi indirizzo esposto, al quale Facebook sa di dover mandare tutta questa roba. Ora, diciamo, il bot può essere la cosa più scema del mondo, ovvero mando un messaggio e mi ritorna lo stesso messaggio, o può avere delle dinamiche complicate. Dinamiche complicate che possono essere, chiamo un API, faccio una qualsiasi operazione di logica, no? Quindi devo in qualche modo creare una sincronia, ovvero questo router risponderà a Facebook dicendo tutto a posto, 200. Nel frattempo attivo una mia logica che è determinata da un servizio di brokering, ovvero un servizio che prende i vari pacchetti in ingresso da Facebook e li manda a dei lavoratori. Cioè dice, lavoratore 1, mi è arrivato il messaggio dall'utente 1, 2, 3 stella, fai questo. Lavoratore 2, sei libero, fai quest'altro. In questa maniera qui si crea diciamo un backlog, una lista di cose che devono essere fatte, mentre il router dice a Facebook tutto ok. Quindi io qua non faccio altro che impilare funzioni attivate in base a quello che è arrivato in arrivo, che devono fare qualcosa. Cosa fanno queste funzioni? Infinite cose, a piacere. In questo caso per CodeMotion abbiamo diciamo quattro enti a cui ci attacchiamo. C'è una cache, cosa vuol dire? È semplicemente un database in locale che mi serve per svariate funzioni. Ad esempio, voglio salvare senza dover chiamare un database esterno l'ultimo messaggio che mi è arrivato per vedere se Facebook me ne sta mandando doppi. E quindi voglio vedere diciamo se l'ultimo messaggio che mi è arrivato è nuovo oppure no, oppure vorrei poter salvare il dato di un utente senza doverlo richiamare tutte le volte al database. Seconda cosa invece è proprio un database, quindi esterno, dove io vado a salvare, non so, i dati del bot, i dati degli utenti, i dati di tracking del servizio, vorrei tracciarmi magari quanti messaggi arrivano, quanti mando, qualsiasi diciamo informazione che voglio salvare. Terzo dato, terzo blocco è diciamo forse quello che più rappresenta i bot, perché tutto questo alla fine è un servizio magari l'avete già visitato, che è Natural Language Understanding, ovvero è un API che può essere di varie diciamo varie forme. Poi, noi abbiamo una API proprietaria, ci sono anche i servizi a cui si può connettere, a cui io mando il mio messaggio e ricevo un'interpretazione che mi dice: l'utente ha scritto c'è un'area relax dentro CodeMotion, intento area relax, lo prendo e mando all'utente la risposta dell'area relax, quindi fa una diciamo, comprensione del testo. L'ultima cosa, API varie, cioè banalmente mi devo attaccare a un qualsiasi servizio esterno e lo faccio. Una volta che la funzione è stata erogata, mando indietro a Facebook cose che possono essere testo, schede, quindi diciamo interfacce grafiche, pulsanti, qualsiasi cosa che diciamo l'API di Facebook mi permette di generare tramite chat e che è stata disegnata conformemente a quella funzione, a quella business logic, e Vittorio vi ha fatto vedere insomma magari anche qualcosa di grafica. Nello specifico, questo diciamo sono i vari pacchetti che noi utilizziamo. Quindi utilizziamo Python con un classico hosting su Heroku, anche se adesso stiamo migrando su Lambda, quindi un'architettura serverless. Utilizziamo come router Flask, che è un pacchetto molto carino che permette di generare degli endpoint su Python. Utilizziamo Redis come broker, quindi lui, Redis prende varie richieste e le manda a due diverse istanze di Celery, questo che è un altro pacchetto che fa il lavoratore. Perché due? Perché ce n'è una che fa diciamo il lavoro immediato, cioè mi è arrivato il messaggio e devo rispondere al messaggio, e ce n'è un altro che invece fa i lavori schedulati, quindi alle 8 tutte le mattine manda il buongiorno agli utenti. Ogni volta che qui arriva una chiamata per mandare il buongiorno alle 8 di mattina lo fa lui, se invece mi arriva un messaggio durante la giornata lo fa lui.
per quanto riguarda invece le varie funzionalità, di nuovo Redis per quanto riguarda la cache, un MongoDB NoSQL per come database, una nostra API per la comprensione del testo e le API di CodeMotion per ricevere i dati sulla conferenza. Accanto ho messo delle alternative, cioè questo è quello che usiamo noi. Invece di Redis potete usare RabbitMQ, è uguale. Invece di Cedri potete usare RQ, è uguale. Redis o Memcache, se non vi piace il NoSQL e volete andare in SQL, fatelo, tanto è un database, se avete uno schema che è sempre quello. Per quanto riguarda invece la comprensione del testo, quella che mi sento di consigliare come API commerciale si chiama Wit.ai, che è un servizio di Facebook che diciamo ha dei pacchetti preimpostati che permettono, diciamo, per certi domini, soprattutto sull'inglese, di avere un API molto semplice per fare comprensione del testo. Ce ne sono altre, purtroppo per l'italiano non c'è praticamente nulla. Questo più o meno è come funziona. Più che, diciamo, entrare nel dettaglio del codice, perché veramente alla fine è tanta roba, mi sembrava più interessante capire qual era il ragionamento di un bot. Alla fine è un web service tranquillissimo, niente di che, con una logica, e così. Potete provarlo su Messenger, e vi ringrazio. Ah, l'ultima cosa che mi ho dimenticato, potete fare tutta l'architettura, ma poi mi manca l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo qual è? Va fatta un'app su Facebook, in questo caso è la nostra app che gestisce le pagine, e va fatta una pagina di CodeMotion, in questo caso la pagina già esisteva, quindi ci siamo semplicemente collegati. Facebook vi dà l'interfaccia grafica per poter fare tutto questo, oppure tramite API. E vi ringrazio. Tema dei bot, soprattutto sull'editoria in Italia, e adesso stiamo aprendo anche altri verticali, su e-commerce, eventi e quant'altro. E se vi interessa parlarne oltre metà. Ma qual è l'impegno nel creare uno di questi bot, proprio come tempi? Cioè ci vuole veramente tanto tempo? Sono allora, impegnativi? Quello che ti ho fatto vedere potrebbe essere fatto, secondo me, in 100 righe, se devi fare una cosa molto basilare. Se devi fare una logica molto articolata, faccio un esempio. Vogliamo fare un bot che tutte le mattine alle 8 manda le ultime notizie. No? Allora che fai? Qui c'hai un endpoint, / Facebook webhook. Ti arrivano i pacchetti. Poi se arriva il pacchetto 1, qui gli dice che ti arriva il pacchetto 1. Se ti arriva il pacchetto 2, è uguale. Questa è semplicemente una riga. Gli dice mandalo al lavoro. Qui avrai una funzione che invia le notizie. Le notizie o ce le c'è database, quindi una chiamata, magari chiami anche l'utente a cui vuoi mandare, sono degli indirizzi degli IT unici, e poi se vuoi le notizie invece delle API. Boom, mandi una schedina. Saranno 100 righe. E, vuoi fare una cosa più complicata? Adesso quello di CodeMotion forse sono 600 righe, fatte in, ti direi, un paio di giornate, sapendo però già come si fa. Però secondo me si può partire da una cosa molto semplice. Banalmente tu puoi integrare un servizio come questi qui, wit.ai, no? Che ha già i pacchetti per il small talk, hello, thank you, e poi semplicemente una roba che tu gli scrivi qualche cavolata e lui ti risponde con qualche altra cavolata. Questo ci metti almeno di un pomeriggio a farlo e ti impari a fare il processo. Poi dopo che gli hai insegnato a rispondere a hello, gli metti che se gli dici, non so, menu, ti manda una schedina col menu e da lì costruisci. Poi una volta che ti sei fatto una scheda di un bot, te ne fai un'altra. E io volevo capire lo stato dell'arte della lingua italiana, perché qua okay. Si parla sempre di inglese, tutti quanti fanno le cose in inglese, però io poi lavoro con una realtà italiana che lavora in italiano B2C verso utenti italiani. Quindi volevo capire, facendo uno sforzo in più
text to speech, speech to text, io ti direi di purtroppo andare sempre sulle solite API di Google, o di adesso ci sono quelle di Amazon che sono molto buone, anzi sono quasi migliori. Non so se è italiano. Su quello di Google su italiano funziona. E io banalmente, a parte che mi dà l'indirizzo sbagliato, però capisce quando, quando ti chiede le cose. Mi è andato semplicemente a prendere il code motion sbagliato sul calendario. Quindi diciamo quello io lo delegherei, oggi ho delle API che esistono, sono commerciali, non c'è nessun problema. E cosa fanno queste API? Prendono un'onda audio e la trasformano in un testo. Il problema poi è comprendere il testo, cioè non è l'audio, l'audio è semplicemente un filtro che tu metti all'inizio, poi è il testo. Per realizzare il testo diciamo che ci sono due scuole di pensiero, ce n'è una un po' diciamo vecchiarda, perché è nata mille tempo, ce n'è una più nuova, perché però ha ancora pochi strumenti. La prima è la famosa NLP, ovvero Natural Language Processing, e che cos'è? È una, diciamo, una serie di regole scritte a mano che dovrebbero definirti la grammatica del testo. Quindi se mi arriva un soggetto, che so, un articolo dopo, un articolo prima di questa parola, che so, se mi arriva il prima di cane, il è un articolo. Queste sono tutte regolette. Ci sono dei servizi di NLP fatti anche da aziende grandi, Expert Systems in Italia è quella più famosa, che ha fatto un sistema che si chiama Cogito, dove lì hanno, nel giro di 20 anni, si sono scritte tutte le regole dell'italiano e ti capiscono l'italiano. Non, l'NLP però è fatto di regole scritte, che vuol dire che se tu cambi il contesto della conversazione, cominci ad avere un po' di problemi. Ad esempio, faccio un esempio in inglese, non mi viene in italiano, ma in inglese tu potresti avere il problema di definire qual è il contesto della parola Apple. Stai parlando dell'azienda o stai parlando della mela? O il mouse? Con la regola diventa difficile esplicitarlo, okay? Quindi in italiano ci sono questi strumenti di NLP che funzionano limitatamente, diciamo, alla comprensione della sintassi, la grammatica, quella blanda. Il secondo strumento invece è uno strumento che è proprio di intelligenza artificiale, si parla di machine learning e di deep learning, che praticamente non si tratta altro che di delle reti neurali che riescono a generalizzare il significato di una frase. Ora, senza entrare nel dettaglio, è una tecnologia che riesce a capire se due frasi con parole completamente diverse hanno lo stesso significato. Ovvero, voglio andare domani a casa, mi voglio recare domani alla magione. Parole completamente diverse, lui capisce che sono uguali. Perché ha imparato che quelle due parole, quelle due frasi sono uguali da una marea di dati in ingresso. Tu dai a una tecnologia del genere Wikipedia in pasto e lui si impara l'italiano. Ora, per l'italiano non ci sono degli strumenti commerciali, diciamo, disponibili con questa seconda tecnologia, commerciali. E noi abbiamo dovuto svilupparceli in casa. E voi ce l'avete in italiano? Sì, in italiano ce l'abbiamo. E il tema appunto è questo, è il problema di dati, okay. Tanto per dire che questo pacchetto qui sarebbe, diciamo, questa è una tecnologia che è indipendente dal linguaggio e indipendente dal contesto. Se tu gli dai in pasto Wikipedia in italiano si impara l'italiano, se gli dai in inglese si impara l'inglese, però Wikipedia è generalizzata. Se io con i dati di Wikipedia provassi a fargli capire il code motion, probabilmente mi capirebbe comunque fischi per fiaschi, perché non, diciamo, anche dentro Wikipedia c'è un respiro troppo ampio, per cui la disambiguazione comincia ad essere difficile. Quindi quello che si fa, si cerca di insegnare all'algoritmo ad andare su delle tematiche, su dei domini, ok. Quindi in questo caso non ci sono dati, io non avevo dei dati di conversazioni di persone, cioè tra persone e bot di eventi, non c'è un pregresso. Quindi una tecnologia del genere non può arrivare. Quindi gli dai, cosa fai? Gli dai, diciamo, una base, che può essere questa del Wikipedia in italiano, dove lui comprende le parole, comprende le frasi, e sopra ci monti delle regole, diciamo, hardcoded, scritte a mano, che lo ridirezionano quando lui non capisce. Però, ti ripeto, commercialmente esistono i primi sistemi, vengono utilizzati da 20 anni su tutti i livelli, li usa l'esercito per fare analisi dei testi,
non esistono strumenti di machine learning di deep learning per l'italiano commerciali. Grazie. Worker. Qui ci sono le business logic. Questo? Facciamo così, provo a far chiudere il codice. Ci provo. C'è un wifi qua? Sì. Ma c'è il capture portal. No, c'è il capture portal. Vai su polimi.it e a me di solito funziona con quello che mi ridirige polimi.it. Ok, il primo in alto. E adesso giusto per me. Qui hai Plask, ok? Che sono i tuoi endpoint. Che vengono scritti così. Ah, prunt Facebook. Cosa vuol dire? Che al mio indirizzo IP .company.it/Facebook arrivano le richieste di Facebook. E poi c'è una logica. Normalmente qua c'è una prima parte in cui capisco se è, diciamo, è sicura la richiesta. Dopodiché apro il JSON in ingresso, no? Ne tiro fuori un pezzetto e lo mando a un lavoratore, che è questo Celery, dove ho scritto Celery. Okay? Per esempio qua io gli sto mandando due comandi, gli sto dicendo, questo è un comando di tracking, gli dico fammi a tracciare che è arrivato un messaggio, e invece qua gli mando la funzione parse incoming message. La logica è qui dentro. Quindi che cosa succede? Che mi arriva la richiesta, la capisco senza però elaborarla, la mando in, diciamo, nel backlog, quindi c'è una pila di opere da fare in base all'ordine d'arrivo, e poi faccio return a Facebook 200 e dico tutto a posto. Ho saltato le code. Le code sono configurate nel file di configurazione. Il server consuma le code. Celery consuma delle code con dei settaggi. C'è un file di configurazione che gli dice se arrivano cose così, fai così. Non so se mi sono visto. In realtà? Te lo stai mandando a Redis. E poi Celery. Esattamente. E poi dopo ci sarà un altro file,